giusta. Buongiorno. Buongiorno, amore. Oh mio Dio! Ma che dice Deborah? Abbassa un po' la voce, Cristian. Buongiorno, bentornati in un nuovo giorno, ragazzi. Oggi per noi è domenica. Io sono andata già a messa, ora faccio colazione. Sono andata così proprio. Ma che ci frega? E fa, ragazzi, freschetto. Quindi, buongiorno. È arrivato il momento del trapuntino. Quindi, del trapuntino, perché fa freschetto. Ma domani mattina ne approfitto. Vorrei, appunto, con la scusa che loro... Ma che c'è tu che guardi farfallina? E lì c'è una farfallina che ci guarda. Comunque, ne approfitto. Domani, con la scusa che loro vanno a scuola, vorrei, appunto, mettermi i trapuntini e vorrei decorare un pochino la casa con le cose dell'autunno che ho. Ma cosa sono i trapuntini? La copertina fina che va sul letto. Ah. E vorrei, appunto, no, decorare un pochino casa con le cose che già ho, però. Le coperte quelle là fanno caldo? Sì, un pochino. Poi ieri all'MD, qui del mio paese, c'era praticamente il 30%. Ma questo qua lo prendo perché mi serve. C'era il 30% su questi tipi di prodotti, non, cioè, non che si mangiano, ma appunto articoli per la casa. E c'erano questi due barattoli, l'ho pagato 3,50 euro l'uno e l'ho preso. Qui ci ho messo i biscotti e qua dentro le gocce di cioccolato, che mo che andai al cash presi il pacco di gocce di cioccolato da un chilo e quindi me le ho messe là dentro. Quelle sono le montagne, sì, si vedono anche le montagne. E comunque oggi, ragazzi, cappuccino semplice con i biscotti Galbosera, li ho presi ieri sempre all'MD, stavano alla cassa, insomma, e niente, hanno come chilocalorie 28 chilocalorie l'uno, se non erro. Questi qua con un bel cuoricino per voi, quindi mo faccio colazione e niente, comincia un nuovo giorno, anche se per me è cominciato alle 8. Ciao Grizia, cosa ci vuoi dire? Qualcosa? Devi fare italiano, eh? Vai, mentre ti vedi il video, scrivi le frasi, su. Deve solamente ricopiare delle frasi che abbiamo inventato ieri, anzi che ho inventato ieri. Ora, come sempre, un bel caffè, un buon caffè e cominciamo la giornata. Essendo domenica, non è che voglio fare chissà che cosa, sinceramente. Scusate, ma è così, c'ho sonno. Comunque ieri sera sono andata a dormire 1:10, 1:30. Stamattina alle 8 mi sono messa alla sveglia e appunto, cioè non è che mi sono svegliata da sola, capito? Mi sono svegliata sotto sveglia e quindi mo sto ancora un po' così. Pio, buongiorno. Oi. Pio. Come si dice? Come si dice? Buo? Allora non voglio bene, guarda mia. Guardala. Guarda, è andata a prendere le mie scarpe, no? Sta fedentona, fammi portare le scarpe di là, sennò questa me le mangia. Guarda, Ecco sti capelli. Vincenzo ieri è andato da mia suocera. Madonna, come si sta freschi, però mo... Non lo so, in estate pare che pure che c'hai aperte le finestre, sembra che l'aria non passa, invece già di sti periodi, bello, quando apri la finestra, si sente proprio l'aria fresca. No, oh, e quindi sì che sembra che, cioè che sembra, sì che si sente che uno ha aperto le finestre, che è passata l'aria, belli, eh? Insomma, manco che devo cucinare oggi, va bene così. Ma quanto sei carina che ti metti là e mi guardi, amore. Io sto preparando appunto il pranzo, metto il pane qui in ammollo, come lo chiede mamma, 2 o 3 giorni fa, insomma, che siamo andati a mangiare lì. E quindi lo metto in ammollo e poi dopo vado a fare, vabbè, dopo vi faccio vedere. La mia idea di pranzo oggi, praticamente, aspetta, questo devo buttare. La mia idea di pranzo oggi è pasta con melanzane fritte,
all'interno, passa al forno, lo metto a favore un po' di sugo veloce, poi ci metto appunto polpette di melanzane fritte, polpettine, faccio piccoline, le melanzane, un po' di ricotta e mozzarella e butto in forno e basta. Poi per il secondo ho le coscette di pollo, ma vediamo. Comunque, ma cominciamo a mettere il suo pane in ammollo e prepariamo il pranzo. Sono andata già a messa. Dove devi andare? Devo andare a fare un servizio con zia oggi. Ecco, lei è sempre qui che mi osserva, che aspetta forse qualcosa, ma non avrà niente. La pantofolina?
Erano parte di grande Unione Sovietica, ma hanno venuto in... Allora, nonostante io abbia pulito comunque la cucina, insomma, l'ho pulita con sgrassatore, insomma, normale, vedete le macchie che restano delle padelle? Mo' vi faccio vedere che con questa pasta qui si tolgono tutte quante le macchie, più che altro appunto qui, perché sono, diciamo, i fuochi che utilizzo molto spesso, invece qui, vabbè, è un graffietto. Vedete, così contro luce sembra bello pulito e lucido, ma in realtà avete visto che non è pulito. A me è anche quasi finita, eh? Infatti appena la trovo lì, speriamo che la mettano presto, la devo riprendere, perché è veramente perfetta. Ok, si sta finendo di asciugare. Ora passo anche perché ci sta qualche macciolina di polvere. E vedete come sono sparite quelle macchie di padelle che c'erano prima? Ora vado appunto a passare questo, che è qua un graffio gigante. Ah no, ok, madonna, che paura, dicevo io che... Ora vado a passare lo spray con lo lapo di vetri e viene ancora più super lucido. Ok ragazzi, ho pulito e guardate qui, vabbè, a parte i graffi che ci sono, però le macchie che vi ho detto prima di padelle non ci sono più, quindi sta pasta è veramente super ottima. Se la trovate a Lidl, prendetela perché non la lascerete più. E ve l'ho fatta vedere già altre volte, non è solamente per il piano a induzione, ma anche per eccolo qua, elettrico, a gas, il vetro ceramica e l'induzione, quindi è buono per tutto. Sono nuovamente qui veramente a farmi un altro caffè, eh? Sono le 2:30 e niente, sto aspettando che viene zia perché andiamo a fare un attimo una commissione di Affonsina, e quindi insomma nel frattempo mi ha detto vabbè, mi faccio un caffè, che non c'ho niente da fare, i servizi ho fatto tutto, tutto bello pulito, sistemato e va bene così, mia pure dorme, sistemata pure lei. E tornato Vincenzo, giusto gli l'orecchio a mamma. Aggiustagli l'orecchio che ce l'ha piegando. No, cuoricino, vai dentro che inizia a fare freddo, stai no, nudo. Ma mi metto a fare colazione. Sono le 7:20. Mi usano dei fumari. No. Perché mi scocciava a lavarle a mano? Ma perché che le ho messo a perché Cristian non mi ha dato, ce l'ha lui nello zaino. Ciao ragazzi. Giorno dopo. Oh, però non faccio.
stiamo aspettando, Chris è già sceso, sono 45, ancora presto. Abbiamo accompagnato Vincenzo. Jacopo, nelle orecchie, madonna, io la mattina non voglio sentire casino, siediti a mamma. Pio, e basta però, lo sai che mi arrabbio, eh? Abbiamo accompagnato Vincenzo. Poi adesso tocca a Cristia, poi mi vado a prendere un bel caffè e poi dopo accompagniamo Jacopo. Sì! Che ci sta fatto? Che bello! Sì, capelli, ti ha Luana, Zalucchio, che non andare. Vedi? Cioè, dobbiamo andare. Madonna, Mia gli ha fatto il suo graffietto. A me vedi? Ma vedi come sono? Belli. E a me? Belli. Io ne faccio vedere perché fumo e bevo caffè. Andiamoci. Vabbè, oggi dovrei fare uno shampoo, palle. Oggi è scena, ma io non lo so, è presto ancora. Buongiorno. Stamattina le corse. Ho ritirato, ne ho approfittato, ragazzi, sono passata un attimo in cartoleria. Aspetta. Che profumo dei cornetti. Comunque sono passata un attimo in cartoleria, ho preso i libri a Vincenzo, altri soldi, e ora mi sto andando a fare le unghie. Stamattina le corse. Unghie fatte. La bellezza. Super wow. Allora, sono tornata in macchina, ho fatto le unghie, ragazzi, sono troppo bellissime, le adoro. Vi lascio la foto e insomma, se volete prendere spunto, io le trovo veramente fantastiche. Ho cambiato anche la forma, messo i Swarovski, troppo belle. Appena tornata a casa, che poi appena non è perché è passata all'incirca già una mezz'oretta, mi sono messa a preparare il pranzo. Oggi vado a fare minestrone, c'avevo sta bustina a un po' meno della metà. Ho aggiunto una cipolla fresca, anzi mezza cipolla fresca, e mo ci aggiungo una scatoletta qui di lenticchie. Questo è appunto il minestrone. Oggi faccio riso con appunto il riso con il nostro misto di minestrone e tutto quanto. Devo andare a pulire di là e niente, solite cose, ragazzi, tanto qua sì. A mattina è sempre solita vita, mattina, pomeriggio e pure sera non cambia. Ok, devo togliere un attimo tutto questo imbaratamo da qua sopra, c'ho da sistemare un sacco di cose qui in cucina. Questo aspetto lo lascio qua, va bene così, ok, e almeno ho il pranzo pronto. Poi e il riso per me lo butto da parte in modo tale che ce l'ho poi contato. Ma quanto sono belle le unghie di oggi, ragazzi, le adoro. E questa comunque è la prima volta che io faccio il nero. Infatti quest'unghia tutta nera, insomma, lei che mi convince proprio, questa qua proprio tutta nera, l'unghia tutta nera non mi piace. Invece queste qua già con il French diverso, qui ho messo anche, dove sta, anche gli Swarovski, bello. E poi qui ha fatto un mix di brillantini sia oro e sia argento, insomma è bravissima, maculato. E niente, allora ho preso anche le mele, per oggi ragazzi voglio fare un dolcino. Allora, diciamo che voglio limitare, infatti questo pure ho parlato con l'estetista, voglio limitare un po' per quanto riguarda il... facciamo pure le coscette di pollo, perché le ho scongelate già l'altro ieri e le voglio mettere un attimo a cuocere. Intanto le metto in friggitrice d'aria senza aggiungere nulla, né olio, metto solamente le spezie e basta. E, insomma, con l'estetista proprio questo stavo parlando, comunque un po' di alimentazione sana... Oh, che fai tu? Giochi da sola? Anche per i bambini, soprattutto insomma per Vincenzo, per cercare, però non gliela devo far pesare, insomma, la cosa. Devo cucinare normalmente, però ecco, un attimo più, ancora più salutare, perché non è che faccio cose sfritte durante la settimana, insomma, queste cose qua. Però loro capita che mangiano abbastanza schifezze sia la mattina, che per esempio stamattina hanno bevuto un succo di frutta e una merendina. A scuola gli faccio il panino, per esempio stamattina io l'ho fatto con la mortadella e giustamente parlando con lei dice, sai, la mortadella comunque è un insaccato molto grassoso, e ho detto due volte grassoso. Comunque ho detto magari glielo faccio con la bresaola, con il petto di tacchino, prosciutto cotto, e quindi va bene così. E
Poi a pranzo magari ecco gli do un pochino in meno di pasta e gli faccio un primo e un secondo, in modo tale che poi il pomeriggio non ha, perché io solitamente faccio solamente il pranzo e basta, non aggiungo verdure, non ha, cioè nient'altro, perché comunque all'interno della pasta tu fai il condimento sempre magari con, almeno io, con qualche verdura o con qualche legume, e quindi faccio solamente appunto il primo e poi la sera il secondo. Però poi dal pranzo alla cena giustamente ci sta di mezzo tutto un pomeriggio e capita che mangiano merendine o cioccolata o patatine, e quindi insomma sono cose che comunque fanno male. E appunto devo rivedere un attimo per quanto riguarda colazione e merenda principalmente, e caricare un pochino in più il pranzo, quindi magari non fare solamente il primo, magari farne, cioè farne di meno, magari se prima buttavo, che ne so, 300 grammi di pasta, ne butto, che ne so, un pochino in meno, gli faccio una porzione più piccola e si mangiano però primo e secondo. E quindi oggi vabbè, ho fatto, faccio queste cose, metto a fare le coscette di pollo che l'ho scongelate già l'altro ieri. Oggi è martedì, l'ho scongelata domenica mattina, non le ho fatte più e quindi stamattina insomma mi tocca, le voglio fare, ma tanto ne so 3, 6, ma sa 9, capisci? Se ne mangiano una mo e poi le altre stasera. Oh, la carne, mo queste qua se erano di Eurospin già puzzavano, la carne del Lidl ragazzi, voi ce l'avete pure 2 giorni in frigo, non puzza. Quella là di Eurospin, mi dispiace dirlo, ma cioè o la cucinate subito o la buttate, perché si impuzzolisce subito, cioè almeno qui da noi ragazzi io non mi trovo bene, io personalmente Debora, poi gli altri non lo so. Comunque vedi, le coscettine sono piccoline, ne faccio mangiare una, insomma quante ne vanno, una, due a pranzo, e poi quelle che avanzano stasera che magari le mangia pure Jacopo, Giuseppe. Allora mo gli vado a mettere solamente delle spezie, io faccio vedere pure le spezie che ho, che le prendo, aspetta, sale normale, e queste qua ragazzi sono le spezie che io utilizzo tanto per fare o le polpette o la carne, polpettone, perché sono proprio per la carne. E le prese a Lidl, vedete queste qua le trovate quando c'è la settimana greca, perché sta scritto, vedi, Greek style, e quindi io mi trovo benissimo. Ora vi faccio vedere, ci metto solamente le spezie, vengono super, aspetta che ogni tanto si attaccano, mia che va in giro, eh, è vero, e quindi vengono super saporitissime solamente ragazzi aggiungendo le spezie. E di sale poi insomma non ce ne metto, che c'è amore di mamma, è venuta vicino alla gamba, non ce ne metto tanto perché comunque le spezie sono già speziate, salate. Però aspetta, ma mo gli metto un guanto, sennò mi smacchio già tutte le mani, ma mi sono fatta le unghie, beh. Amore pappallina della mamma. Comunque ieri è venuta mamma, no? Ho detto, mamma, io non la voglio più, la voglio dare via. Sto facendo lo scherzo, no? Ha fatto mia mamma. Che è successo qua? Madonna, c'è... Dove stanno gli animaletti? Mi sa in questo. Gesù bambino, stanno gli animali qua dentro, guarda come camminano. Madonna, giusto qua un attimo. Ma guarda un po' tu ragazzi, per fortuna che con la scusa che mi sono messa un attimo a parlare con voi, no, che vi stavo raccontando il fatto di mamma, sono usciti fuori questi animaletti, ma in questo qua, perché questo qua io non lo utilizzavo da un po' di tempo, questo, perché questi qua io finora li ho utilizzati. Oddio, mo, però c'ho paura, mo aspetto un attimo, lo lascio un attimo da parte, almeno se c'è qualche altro animale esce fuori. E voglio mettere le spezie in una ciotolina per vedere se mille casi, perché io questi altri qua li ho utilizzati, figuratevi, li ho utilizzati questi due qua, anche quello la rosa me lo dimenticavo sempre. Comunque questi due qua li ho utilizzati domenica che ho fatto le polpette fritte. No, ma qua non ci stanno, è quello, ma che pozzetto bleno veramente. Vediamo un attimo. No, qui non ci stanno, vedi, stanno là.
che io questi qua l'ho utilizzati, quello là era da parecchio che non lo utilizzavo perché me lo scordavo sempre. Ma aspetto un attimo e vediamo se esce fuori qualche animale. Donna mia. E comunque stavo dicendo, no, a mia mamma facendo lo scherzo ho detto, ma io comunque non voglio più, ma ci fa striato, cacca, pipì, la puzza dentro casa. Ha fatto mia mamma, no, ma voi non state buone, caca, facetevi vedere, cioè non state bene quella testa, fatevi controllare, no? E ho detto, mo vediamo, insomma, a chi devo darla. Ha fatto mia mamma, no, ma se... Ma lo dico in italiano, insomma, se la devi dar via, me la dai a me, me la prendo io. Ah, c'è, allora siamo a posto, ah, se veramente la voglio dare via, so a chi darla. Ma tu devi vedere ieri le feste che ha fatto a mia mamma, avevo messo il video su Instagram. Ma devi vedere le feste che ha fatto a mia mamma, cioè una cosa assurda. Fa più feste ancora con mia mamma anziché con noi. Oh, sta facendo ora. Mo sta giocando nella cuccia. Comunque, ve l'ho detto, qua gli animaletti non ci stanno là. Per fortuna voi che raccontando, ragazzi, mi hai visto. Andiamo, ributtiamo la situazione. Animaletti non sono usciti neanche da dentro al pollo. Un'altra volta. Adesso vado a mescolare. Mamma mia. Ah, pazienza che ce l'ho. A mo' il sale non ci ho messo. Vabbè, ragazzi, poco non ci vuole. Ma quanti, io fammi vedere, ma quanti animali che sono, guarda quanti ce ne stanno qua dentro. Madonna, non fanno senso. Se apri il tappino ce ne stanno un botto, ma subito da buttare. Quando hai sulla mano a disposizione. Sta cadendo il sale? Ok. Come fa? O se no oggi mangiavamo pollo e insetti. Tanto ormai si è portato in moda a mangiare gli insetti. Ci frega. Ok, vedi, il pollo viene così, tutto bello speziato. Prendo un attimo qui la latta da fornos e vado a mettere le coscette sopra. E come vi dicevo, non aggiungo olio perché tanto c'hanno la pelle che rilascia grasso e quindi non aggiungo olio. Ok, ci sono andate tutte, anche perché sono piccoline, quindi va benissimo. Perfetto, eccole qua. Vado a mettere in friggitrice ad aria 160 gradi, metto per 40 minuti e poi giustamente le dovete rigirare a metà cottura, insomma. Gli dovete dare comunque un occhio, eh. La mia friggitrice ad aria, ragazzi, me lo domandate spesso, è la Proscenic T22. Se mi ricordo vi lascio il link sotto. A me me l'ha mandata proprio la Proscenic, la trovate su Amazon. Cioè sia questa qua, aspetta che mi levo il guanto, e sia la T21, cioè la T22 e la T21. Questa qua è 5 litri e 100, una cosa del genere, mentre la T21 è 5 litri e mezzo. Però sono tutte e due fantastiche, insomma. Questa qua è il modellino dopo, invece quella là appunto è il modellino prima. Si può sempre collegare col wifi, insomma, queste cose qua dall'applicazione, infatti io ce l'ho sul telefono. Ok, ho messo 160 per 40 minuti. Io ormai ho visto questi animali, c'ho un prurito addosso, una cosa assurda. Bevo un'altra goccia di caffè e vado a pulire, ragazzi, mi devo muovere perché sono già quasi le 11:10:40. In bagno, sto pulendo questo bagno qua, ragazzi, se non l'avete visto, ieri vi ho messo il video dove insieme abbiamo pulito ed ho aggiunto anche le tende qui in bagno. C'ho queste tendine, queste qua ce l'avevo in cucina, poi insomma in cucina non ce l'ho messe più e le ho volute sfruttare per metterle qua. Comunque io vi saluto, ragazzi, perché ho ancora un botto di cose da fare, poi il video comunque è venuto anche abbastanza lungo. Ci vediamo forse domani con un nuovo vlog, con un nuovo giorno. Un bacio forte forte e vi aspetto su Instagram, mi trovate come DebbieG18.
Mentre su TikTok ho cambiato profilo e mi trovate come Debbie G Home, se non erro, scritto così, boh, non ricordo manco. E quindi niente, vabbè, se volete mi trovate di là o se no mi aspettate di qua. Mua! Un bacio, vi voglio tanto 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 bene così, un cuoricino per voi. Ciao! Wake up at mine.